Michele, anche per il laser il momento del bilancio, come è andata per te questa settimana? Che indicazioni ti ha dato in vista dell'appuntamento più importante tra un mese e mezzo? Sicuramente è stata una settimana negativa, non sono arrivato con una giusta carica con cui affrontare questa regata proprio nel campo olimpico, la cosa naturalmente un po' mi dispiace. È anche vero che dopo Perth eravamo chiamati, almeno io personalmente, a una buona performance al campionato del mondo che è stato 2 settimane fa e finito. Questo mi ha tenuto, diciamo, molto sulle spine nella prima parte della stagione, sono rimasto molto concentrato e abbiamo fatto un programma molto fitto di regate. Da un evento all'altro riuscivo a tenere più, diciamo, concentrazione e adrenalina, diciamo. Sicuramente finito il campionato del mondo ho avuto un paio di settimane di completo, no, esaurimento, però stanchezza, pura stanchezza. Tant'è che qui, nonostante poi le regate si realizzino con piccoli particolari, qua purtroppo una regata dove stavo bene molto avanti l'ho buttata, un'altra ho fatto OCS stupidamente, ecco che la regata da buona diventa brutta. Sono piccoli particolari che derivano, se io so come mi sento un po' stanco e quindi penso che adesso l'importante è recuperare le energie giuste e mi dispiace aver sprecato questa occasione perché proprio qui ci giocheremo le medaglie tra meno di 2 mesi, però il mio stato di forma non era al top e quindi è solo una stanchezza momentanea, quindi non me la sento neanche troppo di stare giù o abbattermi, è così, punto, e non sarà così per 2 mesi. Come impiegherai i prossimi 45 giorni, 50 che mancano alla... Innanzitutto appunto questa settimana a casa parlerò col mio preparatore atletico e farò una settimana, diciamo, di recupero senza spingere troppo, poi ritorneremo qua 11 giorni dal 18 al 29 di giugno, faremo degli allenamenti, ci sarà anche una regata, diciamo non ufficiale, però dove saranno tutti selezionati e neanche tanti, quindi sarà un bellissimo test di nuovo, spero di stare più in forma. La prima parte di luglio penso che andrò un po' in montagna a rilassarmi, a fare preparazione fisica, a un attimo ricaricare veramente bene le batterie, poi un po' al Garda, che fa bene, sempre la cinghiatina del lago di Garda, e poi si viene qua su. Ti chiedo, come chiedo a tutti, la sintesi brutale dei numeri, che voto ti dai da 1 a 10 in questa settimana? Come risultato 4, senz'altro. Ok, grazie per l'onestà, grazie mille, grazie Michele.